non soltanto diciamo per difenderlo in quello che è il quarantennale della nascita dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per rilanciare, e qui un'altra nota, forse facendo quello che ci dice a volte anche sulle pagine del quotidiano Sanità il professor Calicchi, pensando davvero a una nuova riforma molto strutturata, perché comunque qualche acciacco, diciamo, la riforma del 78 ce l'ha, e quindi probabilmente dovremmo avere anche questo compito. Poi devo dire che il convegno di oggi è organizzato dal Forum per il diritto alla salute all'interno di una serie di eventi che sono promossi dalla campagna Dico 32, che è una campagna europea nata qualche anno fa, molto promossa dalla Medicina Democratica in Italia, e che quest'anno ha un focus particolare in Italia, proprio perché in Italia ci sono molti compleanni, anche se in realtà noi non dovremmo oggi fare la ricorrenza del compleanno o la cerimonia. E infatti gli eventi non saranno solo quello di oggi, che tocca un argomento particolare che è la sanità integrativa, ma sono previsti anche un evento nella prima quindicina di gennaio dell'anno prossimo sulla legge 194, quindi sul diritto all'aborto e la salute femminile. Poi era previsto, non so se si realizzerà, anche un evento sulla legge 180. Comunque il tema di oggi è la sanità integrativa, un tema che tra l'altro è molto all'ordine del giorno della discussione, soprattutto chi segue, mi immagino, in questo consesso molti la stampa specializzata, quindi Quotidiano Sanità piuttosto che SOS Sanità, ha visto che è un argomento molto all'ordine del giorno, addirittura qualcuno vorrebbe che fosse, diciamo, nella discussione della programmazione politica in vista delle prossime elezioni europee, promuovendo il fatto che anche in Italia si dovrebbe rafforzare questo secondo pilastro, come è già successo in altri stati europei, che tra l'altro hanno anche un sistema molto simile al nostro, ma soprattutto nella discussione nazionale. Penso alla lettera, l'ultima lettera di Marco Vecchietti di RBM Assicurazione Salute, in cui chiaramente dice in maniera esplicita che questa cosa anche in Italia si deve fare. Lui parte da una tesi molto forte, il fatto sostanzialmente che c'è un'inefficacia del servizio sanitario pubblico, perché non riesce a coprire sostanzialmente tutto quello che fa bisogno di sanità, di salute della popolazione. Dice che questo è evidenziato da due elementi, da due fattori: il fatto che c'è una spesa privata, soprattutto diretta, di tasca propria da parte dei cittadini, e c'è anche una spesa diciamo intermediata dai fondi integrativo. Mi sembra che parla di 40 miliardi per quella privata e diretta, e 5 miliardi circa per quella intermediata. Quindi, e dall'altra parte l'altro fattore è che in Italia 5 milioni, 9 milioni, 12 milioni è stato oggetto di una grossa querela, perché in uno studio fatto qualche anno fa RBM parlava di 12 milioni di italiani che rinunciano alle cure. In realtà sarebbero delle prestazioni sanitarie, non alle cure. Poi è stata la cifra molto ridimensionata, perché l'Istat ha parlato di 5 milioni, comunque indubbiamente esiste un problema, questo non lo dobbiamo sottovalutare. Quindi la ricetta di Vecchietti è quella appunto di rafforzare il secondo pilastro, in particolar modo questi 40 miliardi di spesa di tasca propria diretta potrebbero far parte, diciamo, di una gestione collettiva che sarebbe coerente, andrebbe addirittura nel senso della promozione della salute, e questo a suo dire permetterebbe un risparmio sicuramente per i cittadini
per i privati, per i cittadini, ma anche per, addirittura per il pubblico, che sostanzialmente non si dovrebbe far carico di questa parte. Naturalmente si omette di dire che questo avverrebbe chiaramente perché c'è un definanziamento della sanità pubblica, però si omette di dire che questo definanziamento non è una cosa neutrale, cioè sono scelte ben precise che sono state fatte dai governi che si sono succeduti in questi anni e quindi perché da una parte diciamo per questione di finanza pubblica, perché lo abbiamo detto in varie serie e varie volte, cioè che ormai la sanità è tipo il bancomat, no? Per trovare le risorse che servono alla finanza pubblica, su questo si fanno molti definanziamenti e molti tagli, in parte per scelte ben precise. Penso per esempio a una dichiarazione del precedente ministro Lorenzin, che disse proprio esplicitamente che era necessario rafforzare il secondo pilastro e che noi dovevamo avviarci verso una sanità diciamo duale o comunque multipilastro. E quindi diciamo questo è il loro progetto. Dall'altra parte, per le ragioni che dicevo prima, invece la nostra proposta è contraria. Quello che bisogna fare è rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, il sistema pubblico, rifinanziarlo, quindi rifinanziarlo per quello che è la spesa veramente appropriata sulla prevenzione, cercare di coprire anche quella parte, naturalmente se c'è un cambio anche di paradigma, come speriamo una volta che governeremo sapremo fare, rifinanziarla tanto a coprire anche ciò che adesso non è previsto dai livelli essenziali di assistenza, quindi l'odontoiatria, la non autosufficienza. Quindi diciamo una proposta di verso completamente opposto. La faccio un po' breve, se no. Rispetto a naturalmente, ecco, un'altra cosa, senza nascondere quelle che sono le nostre problematiche all'interno comunque della sanità pubblica, che conoscete tutte, dalle liste d'attesa, all'alta compartecipazione, eccetera. Nel quadro di questa proposta più generale, noi oggi in realtà facciamo una proposta un pochino più circoscritta, che riguarda proprio la sanità integrativa, che però farà meglio di me in maniera approfondita Gianluigi Trianni, che è del Forum della Salute, che sarà anche il primo dei nostri interventi, a cui passo sostanzialmente la parola. Grazie Daniel per l'introduzione politica che aiuta me a fare la mia relazione politica di inquadramento dell'iniziativa. Vedete, io non affronterò i temi di dettaglio della tematica oggetto del convegno, e cioè l'eliminazione delle agevolazioni fiscali per la spesa privata sostitutiva dei LEA. Questo tema sarà discusso da autorevoli e sperimentati studiosi e verrà discusso anche successivamente all'introduzione del dibattito che si avrà della giornata. A me compete di inquadrare un secondo questa iniziativa, che appunto ha l'ambizione di provare a far battere un colpo di sinistra, diciamo così, sul palcoscenico nazionale, nel dibattito politico nazionale. Non a caso abbiamo fatto questa iniziativa durante il dibattito per la legge di bilancio 2019. Abbiamo voluto cioè tentare di collegare le riflessioni critiche e il malessere che agitano la sinistra sul tema del definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e del sostanziale supporto politico all'espansione del settore privato operato dai governi che si sono succeduti negli anni 2000 e certamente assolutamente velocizzato a seguito sia della crisi
del 2008, sia dell'intervento di Trichet Draghi del 2010, che hanno esplicitamente invitato i governi italiani a privatizzare settori della pubblica amministrazione, anche la sanità, devo dire, fare in modo che queste riflessioni critiche cadessero e si trasformassero in una presa di posizione, una proposta politica al Parlamento attuale circa il tema del definanziamento del servizio sanitario nazionale e dell'esigenza di trovare risorse per finanziarlo. Non c'è dubbio che il punto centrale per la sinistra oggi è potenziare e non solo difendere, ma potenziare e sviluppare il servizio sanitario nazionale. Noi non possiamo, abbiamo indispensabile necessità di aumentare il finanziamento, ma non possiamo pensare di spendere queste eventuali risorse aggiuntive nello stesso modo con le quali si è speso negli anni passati. E mi riferisco a quella assolutamente inadeguata attività di gestione politico-amministrativa dei servizi sanitari attuata dalle regioni e accettata dalle amministrazioni locali anche di sinistra, tutta l'insegna del i soldi non ci sono, accettiamo che i soldi non ci sono, accettiamo i vincoli. La sinistra deve cominciare a dire con forza che i vincoli non li accetta. Già oggi il governo e la maggioranza hanno costruito il loro successo e costruiscono la loro azione proponendo di non accettare vincoli. Stiamo vedendo che questa proposizione dell'attuale governo e dell'attuale maggioranza sembra sventolarsi, sembra non essere conseguente. Molte sono le critiche che vengono fatte all'attuale finanziaria e noi riteniamo che la sinistra debba finalmente fare una critica non semplicemente costruttiva, ma di una visione di governo alternativa che veda nello sviluppo del sistema sanitario pubblico un'occasione di rilancio non solo dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ma anche della dimensione economica e sociale dell'Italia. Bisogna dare atto a Prodi di essere stato l'unico uomo di sinistra nel suo primo governo a dichiarare che l'investimento in sanità pubblica era un investimento economicamente assolutamente positivo, cioè non era uno spreco, era un investimento positivo. Molti economisti, a cominciare dalla Mazzucato, io in questi giorni sto leggendo Stiglitz, richiamano l'importanza dello sviluppo dell'intervento dello Stato. In Italia stiamo andando in direzione totalmente diversa e vediamo che anche a sinistra c'è qualche acquiescenza, diciamo, a parte qualche voce critica, sulle tesi sostenute direttamente sostenute dalle aggregazioni capitale finanziario che opera in sanità. Mi riferisco in questo caso all'ultima intervista di Ricchietti, che in maniera fumosa, già ben contrastata da Fedez, ma l'intervista della quale in maniera fumosa si decreta il superamento dell'833 proprio nel momento in cui ricorre il suo quarantennale, e si propone in maniera alla fine provocatoria una espansione, un aiuto dello Stato alle assicurazioni private per andare a coprire il mercato della sanità privata acquisita direttamente, un mercato che, come è stato ricordato, è di 30-35 miliardi. Questo avverrebbe con un ulteriore depauperamento di competenze del servizio sanitario pubblico, di finanziamenti del servizio sanitario pubblico, di corporativizzazione della società. Ecco, noi con questo convegno cerchiamo di fare un appello, vogliamo fare un appello ai parlamentari che in questi giorni discutono la legge di bilancio a provare a mettere in campo una qualche voce, un qualche emendamento che proponga di eliminare quel welfare fiscale
negativo, diciamo, che toglie risorse al Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno per indirizzare, come dice giustamente il nostro sottotitolo, quelle risorse a un primo intervento sul finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Su questo punto vorrei essere un secondo un pochino più chiaro e anche in conclusione. Il problema che abbiamo di fronte non è un semplice finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per questo operi così com'è. Abbiamo di fronte una fase di enorme importanza, per adeguare il Servizio Sanitario Pubblico alle esigenze di nuove tecnologie. Dobbiamo recuperare autonomia nel settore della ricerca, dobbiamo trovare autonomia nei modelli, trovare nuove potenzialità nei modelli assistenziali. Mi riferisco al famoso tema che riassumo con il discorso delle case, con lo slogan delle case di cura. Dobbiamo ridefinire tutta la medicina territoriale, dobbiamo ridefinire il ruolo e il modo di operare degli ospedali in relazione al rapporto con la medicina territoriale. Dobbiamo ridefinire e potenziare il ruolo della formazione nelle sue varie modalità e articolazioni. Abbiamo di fronte, cioè, l'esigenza di un finanziamento che non sia residuale per un contratto, come quello per un contratto che giustamente la NAO, sul quale la NAO è riuscita a fare uno sciopero vincente, ci congratuliamo con loro, che confermano di essere un corpo secondario che da decenni lavora a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale con una costanza di affidabilità che purtroppo altri non hanno. Noi dobbiamo andare ben oltre i 4-5 miliardi che sono stati stimati da un'associazione autorevole, peraltro, come GIMBE. Dobbiamo porsi un piano veramente più importante, e questo piano ovviamente ce lo dobbiamo porre solo dopo aver promosso una grande opera di programmazione, di studio e programmazione dei bisogni, in qualche modo così tornando allo spirito della 833, che quando riferiva dei fabbisogni finanziari che lo Stato avrebbe dovuto mettere a disposizione, premetteva sempre avendo fatto un piano sanitario nazionale. Cioè dobbiamo rifare dei piani seri che non siano finalizzati a economizzare risorse, ma che siano finalizzati a ottimizzare l'uso delle risorse necessarie a realizzare la più moderna e attuale tutela della salute di tutta la popolazione. Vogliamo rassicurare le chiedi che per noi le assicurazioni di mutuo possono esserci, ciò che non è giusto è che ci siano sulla base di facilitazioni fiscali. La Costituzione riconosce sia la libertà di impresa che la libertà di assistenza, noi non mettiamo in discussione queste due libertà, diciamo solo che lo Stato deve essere messo in grado di offrire a tutti i cittadini i servizi che ritiene di dover fornire. Quindi, premesso che va promosso una liberazione dalla subalternità culturale, che possiamo definire con lo slogan, con il detto i soldi non ci sono, dobbiamo liberarci da questo vincolo e dobbiamo riprogrammare il Servizio Sanitario Nazionale, riprogrammare i bisogni, rifare nuova programmazione, fare anche dei piani industriali, dei piani finanziari e sulla base di questi stabilire i nostri fabbisogni. È utopia, è follia? No, non è follia. Non è follia se pensiamo che il settore sanitario è il secondo per rendimento degli investimenti, come hanno scoperto benissimo i privati. In tutto il mondo si sviluppa una crescente attenzione del capitale privato sulle forme, sull'assistenza sanitaria. Non si capisce per quale motivo i rappresentanti degli interessi, delle classi subalterne, dell'interesse pubblico dovrebbero non riconoscere, non vedere questa opportunità di ricchezza, questa volta non per pochi ma per tutti. Io mi fermo qua, mi scuso per alcuni.
alcune incertezze espositive e spero di aver dato un quadro dentro il quale i colleghi competenti che abbiamo invitato forniranno altre indicazioni. Ah, finisco su una cosa, abbiamo definito un documento che è stato pubblicato, che è stato diffuso. Uno degli esiti di questo convegno potrebbe essere anche la sottoscrizione collettiva di un appello al Parlamento perché inserisca nella manovra di bilancio questa nostra proposta. Ovviamente questo documento, essendo discutibile e da discutersi in totale libertà anche nel corso di questo convegno, che il confronto delle idee è comunque indispensabile, ovviamente anche a sinistra, e noi ci teniamo.